Io ho visto che il padre del ragazzo stava per scaramentarsi contro il volto del preside, stava per scaramentare un pugno contro il volto del preside. Da allora mi è uscito istintivo il gettarmi, mettermi, intramettermi tra il pugno dell'aggressore e il volto del preside. I genitori, una volta presa nota che il figlio non sarebbe stato ammesso alla classe successiva, hanno iniziato ad attaccare verbalmente me e la collega con insulti e con minacce. Io ho visto che il padre del ragazzo stava per scaramentarsi contro il volto del preside, stava per scaramentare un pugno contro il volto del preside. Da allora mi è uscito istintivo il gettarmi, mettermi, intramettermi tra il pugno dell'aggressore e il volto del preside. Anche perché il preside è una persona adulta, comunque un'autorità, è comunque quello che ci ha seguito durante tutto l'anno. Ho parato il colpo dal volto del preside, ma ho ricevuto, a mio malgrado, il colpo sul mio volto. Da una volta ricevuto questo colpo, poi il padre ha avventato la sua ira verso di me, quindi afferrandomi per il collo, lasciandomi anche un segno sul collo, scaraventando pugni e calci. Sono stato trasportato all'ospedale, dove il dottore, dopo un attacco, fortunatamente uscita negativa, dove il dottore mi ha dato 8 giorni di prognosi con un trauma cranico, e rachiale. Io inizialmente ho avuto paura perché ho visto negli occhi dell'aggressore proprio rabbia e ira. Non ho paura di tornare a insegnare, anche perché essere professore mi ha trasmesso tanto, mi ha fatto capire molte cose, mi ha fatto capire il ruolo della figura del professore nella formazione dei futuri cittadini. La cosa che mi fa paura più che altro è poter incontrare nuovamente un genitore del genere, il poter essere aggredito, il non essere tutelato in questo modo. Questo è il mio primo anno di insegnamento, io sono ancora un professore a contratto determinato, quindi un precario. Faccio avanti e indietro, diciamo, da Aversa a Roma ogni giorno e sono anche uno studente, quindi un po' sacrificata la cosa, però si fa, con passione si fa tutto.